Misiani, iniziamo già bene con questo video, no? Con Angelo che fa il dispettoso e che non si sente di nuovo, Angelo. Come no? Però non urlare, dai, ma perché ti devo sempre dire tu? Perché iniziamo sempre così, Tunisiani? Non è possibile, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cacciarlo. Dobbiamo cacciarlo via dal mondo. Vabbè, insomma, venite con me. Però, Chiara, cos'è successo? No, avevo il volume troppo alto, mi stavano morendo i timpani, ti stavano... Mi stavano sanguinando le orecchie. Ok, perfetto. Quindi ora mi dici che ti senti bene, giusto? Sì, sì, ora Ok, bene. Perfetto. Allora, Tunisiani, questo è un video serio. Perché praticamente è successo un qualcosa di strano qua. Che è successo? Adesso vedete, venite con me. Guardate, io vi chiedo anche di essere abbastanza cauti, abbastanza, diciamo, attenti, perché non è si sa cosa... sono i purcelli. No, non si sa cosa potrebbe succedere, vabbè, anche per quelli, ovviamente. Ma non si sa affatto quello che potrebbe succedere, perché immaginate, adesso voi vedrete. Ecco, che cosa potrebbe mai essere successo qui? Cioè, io non ho la più pallida idea di cosa sia successo. E là c'è pure una cesta. Ma è un cratere. È un, esatto, come se fosse un meteorite che è caduto dal cielo. E che appunto... ha sfondato tutto. Sì, esatto. Io non so ora, perché quando diciamo, sono entrato per iniziare il video Tunisiani, io ho visto questa cosa. Ma mi stavo chiedendo, cioè, se stessi avendo delle allucinazioni, perché non è normale questa cosa su Minecraft. Ma è normale. Io, ma vabbè, a parte che manco queste cose sono normali, quindi vabbè, ormai tanto, ne abbiamo fatto l'abitudine, no? Cioè, quindi adesso andiamo a vedere andiamo cosa c'è. Andiamo a vedere. Angelo, però avvicino al microfono, mi raccomando. Ragazzi, cos'è stato questo suono? Oh! Cos'era? Cos'era? Oddio, no. Allora, qua stanno succedendo cose strane, troppo strane. Angelo, sei una specie di strano essere, perché qua veramente porco. Stanno succedendo, sì, è un porco, qua stanno succedendo delle cose molto strane. Allora, vabbè, forza però, andiamo. Allora, praticamente qua, come potete vedere, qua c'è è tutto pieno di lava. Vabbè, a parte la cassa, però dico, è tutto pieno di lava. Qua ci sono materiali strani, qua c'è una cassa che adesso apro. Cosa c'è? Allora, ci sono 54 lingotti di netherite. Cosa? Ragazzi, 54 lingotti di netherite. Netherite. Il materiale più, per chi non lo sapesse... Però... è il nuovo materiale più potente della 1.16 del Nether Update, Tunisiani. È una cosa pazzesca. Cosa sta dicendo Angelo? È la più potente della versione. Ci vuole dappertutto. Chi è che non sa che c'è? Avvicinati al microfono, mannaggia te. Ok. Non ho capito niente. Ma comunque, ho visto che avevo un libro. Un libro, esatto. C'era un libro che adesso leggeremo. Allora, questo libro, allora, a parte che sembra molto arrabbiato, è scritto tutto in maiuscolo. Allora dice: benissimo. Custodisci questo dono in un luogo sicuro. Attento, manca poco alla fine di questo mondo. Ma come, scusa? Ma non abbiamo iniziato, scusa. Ma infatti, no, allora, probabilmente questo intende uno dei... Ah, poi c'è asterisco per tutte le pagine. Madonna, ma che caspita, è impazzito. Cioè, no, vabbè, cioè, allora, se volete vederlo, guardatelo pure, ma poi ridatemelo. Allora, anche perché li dobbiamo mettere nella cassa, quella la bella. Io veramente sono sconvolto. Allora, praticamente c'è qualcuno. È come se ci fosse un alleato invisibile che ci stesse aiutando, ragazzi. Cioè, è una cosa veramente inquietante. Diciamo, ma non sappiamo se in realtà è alleato. Magari ci sta sfruttando per delle cose sue. Che ne sai? Potrebbe essere anche questo. Non lo possiamo sapere. Cioè, nel senso, a parte che ci ha dato 54 lingottine di netherite, quindi questo vuol dire che comunque, cioè, caspita. Però Angelo non sta... E se ci stesse portando dalla sua parte? Angelo, al microfono. Mannaggia. Microfono. Hai detto prima. Vabbè. Ma sì, ma non ti sento ancora comunque. Come non io? Comunque, no? Ma non ti sento, inutile. Ma scusa, ma. Oh mio Dio, perché? Perché? Sono sempre piegato a 90 gradi. Questa cosa mi sta stranendo. Madonna, ma questo audio, Angelo, per favore. Ora o stai sempre a 90 oppure. Cioè, capito? Allora, devi stare a 90 fino per tutto il video, quindi adesso, nel senso 90 gradi col collo, Tunisiani, non pensate male pure voi, perché no, non siete così maliziosi, su via. Allora, perché io stavo pensando male. Sono 90 gradi. Ok, bene, bravo, così ti voglio. Allora, quindi, praticamente... Oh, no, nel senso, no! Vabbè, io basta, vado. Vabbè, andiamo, forza. Praticamente, quindi, c'è questo... Partiamo da qua, no? Invece di prendere sì, l'acqua. Sì, giusto. E beh, infatti, c'è stato questo ponte molto magico che... Mamma allora, mia. Prima di tutto, siete voi che mi dovete seguire, scusatemi. Adesso andiamo a dormire. Dobbiamo andare qua.
Esatto, andiamo alle nostre rispettive case, che ovviamente voi non avete perché non è finita la vostra casa, perché fate schifo. Beh, chissà, per colpa di chi? È colpa di una persona. È vero, chissà di chi, Angelo, eh? Ma che schifo, guarda. Cioè, io veramente, Angelo, non ho veramente colpe. Non hai colpe. Tu non hai colpe, tu sei la colpa. Vabbè, scusami. Dormite. Cosa? Però, mannaggia a voi. Stiamo dormendo. No, non ci credo, non è ancora giorno, come potete ben vedere. Io non vedo scusami. Il giorno, io qua non lo vedo affatto. Però, Dunisiani, come potete vedere qua, la mia casa è tutta quanta bellissima. Guarda pieno... questa cassa, Dunisiani. Cosa hai messo? Guardate. Tu, brutto schifo. Basta mettermi. Non sto affatto sclerando. Cos'era? La rabbia di Dunis. Ma che zombie? Oh, come ti permetti? Sì, sono uno zombie. Oh, oddio. Non guardare l'altra cassa. No, scusa. No, Angelo, cosa hai messo? io pensavo. No, avevo capito. No. Vabbè, non c'è niente di male, ho capito. Sì. Vabbè, poi qua, insomma, in queste casse non c'è ancora niente. Perché, visto che siamo ancora all'inizio della vanilla, chissà perché siamo ancora all'inizio. Non abbiamo trasferito la roba. Esatto, poi non abbiamo trasferito la roba. E comunque, la casa dei libri sarà una di queste. Io ora metto qua tutto quanto. Allora, però, oggi dobbiamo andare insieme, ragazzi e ragazze. Ad esplorare che? Ma chi ti dice che andiamo ad esplorare? Non lo so, immaginavo. E chi ti dice di mangiarmi nelle orecchie, nei timpani, a te? Non ho fatto niente! Non hai mangiato e si sente nel video quel croc. Fa così. No. Non ho mangiato. Come Minecraft, non hai mangiato? C'è la prova video. No, vabbè, dai, cioè, veramente pensavo. No, io boh. Perché io basta, mi butto da qua. Non mi so butto fare dal il mio parkour. Tetto. Chissà perché. Perché hai le gambe come quelle di. Non so fare il parkour. Boh, non lo so, come le gambe di uno scoiattolo svedese. Tu sei uno scoiattolo americano. Indio americano. Vabbè, basta dire cagate. Allora, andiamo a trovare una caverna, perché appunto dobbiamo trovare materiali. Però, se permettete, prima io vorrei craftarmi gli oggetti di netherite che mi sono stati gentilmente offerti da questa entità. Vedi che non puoi. Perché non posso? Chi dice questa cosa? Perché non si fanno in quel modo gli oggetti netherite. Ah, ecco, com'è che si fanno, cara Chiara? Praticamente devi avere un oggetto diamante. Stai zitto. Poi deve avere una sorta di cosa, non mi ricordo come si chiama, un altro banco da lavoro, e da lì metti uno di netherite e fai netherite. Cosa? Vabbè, allora ho capito, metterò qua gli oggetti, i cosi in netherite, e dobbiamo stare attenti che nessuno li rubi, perché qua ci sono occhi indiscreti, ci sono cose, situazioni occhi strane. Indiscreti. Sì, ci sono, Angelo, però di cosa? Nuovo non ti si sente di nuovo, mannaggia te. Corbellerie. No, tu stai raccontando delle corbellerie. Scempiaggini. Soddisfatto. E di cosa? Cosa? Di come? Di stare in Olanda? Esatto. Cosa? Allora. Beh, comunque qua vedo che il sole. Allora, voi due smettetela oppure vi banno ad entrambi. Ok. Oh, va, basta. Molto bene. Allora, come potete vedere, anche là sopra c'è la nuvola strana. Vabbè, quella d'altra volta. Sì, quella. Quella là, Chiara, molto. Io sto sorridendo perché. Vabbè. Perché sono caduta. Sì, è male, stupida. Sono morta. È stata un po' stupida. Ma che fai? Allora, ordine in questo video: ho creature dell'universo perenni. No. I porcelli! I porcelli! Chiara, creda di me, non so, cioè ti si sentono. Ti si sente dappertutto. Mannaggia, ai porcelli grossi. Schifoso di un porcellone. Angelo, un porcello grosso. Aia. Questi porcelloni li dobbiamo togliere, perché non è possibile. Non è possibile. Vabbè, ditemi se c'è una caverna nei paraggi, perché se c'è una caverna allora ci andiamo, altrimenti potremmo non ci andiamo. Potremmo scavare in quella sorta di cratere. No, io avevo visto la caverna. Trovato. No, qua questa fa schifo. Andiamo, vieni, seguitemi. Seguite ad Unis. E dove possiamo andare? Che cioè... lui sta sempre nel cratere, mannaggia questo cratere antiquariato. Ah, qui andiamo nel cratere. Sì, perché praticamente. Angelo, non ti si sente, mannaggia, ma perché? Ai! Io sto non fare questi versi. Perché devi fare questi versi? Io so. Sei una capra. Ci posso fare? Sei una capra. Ma tieni dietro di te! Io come osa questo creeper abbattersi sulle mie chiappe? Addirittura. Sì, è stato proprio violento. È
Vabbè. Stato bellissimo. No, nessuno può. Obsidian. Sì, esatto, ma non metterci gli occhi, perché questa qua è maledetta, secondo me. No, veramente, tu, secondo me questa qua è maledetta, perché qualsiasi cosa qua dentro potrebbe essere maledetta o benedetta, in base al dio che... Vabbè, Chiara, scava tu, perché qua sopra ci dovrebbe essere una caverna, perché io non mi metto a scavare, cioè, io sono... Sì, sopra, ho detto, sopra. Sopra che praticamente sopra che praticamente c'è una caverna là sopra, appunto, non so se la riuscite a vedere da qua, Dunisiani. No. Secondo me sì. Vabbè, mica parlavo con te. Ah, ok, cioè, scusami. Io, cioè, vabbè, io non mi pare proprio parlavo, cioè. Non mi pare proprio di cagarti, cioè. Non so. C'è una caverna. Hai visto? Niente, Angelo in questo video, ragazzi, sapete come avete sentito ma questa no, cosa? Ma è impossibile. È possibile come? Angelo, a parte spostati. Quando esatto, andate subito dietro, creature del male. Adesso Dunis deve esplorare questa caverna, perché la caverna lui magica. Esatto, chissà cosa si nasconde qua dietro. Ma il ferro non lo prendi? Prendilo tu, Chiara. E poi me lo dai, perché, cioè, nel senso, il ferro, ovviamente. Come? Beh, sì, perché voglio essere pagata poi, però zero, Ah! Allora, non vuoi essere pagata, perché tanto non ci giochi al vanilla, quindi chi... Cioè... Ma io ci gioco, pure trovo dei diamanti. Dunisiani, comunque potete entrare anche voi nel vanilla. Mi stavo scordando in tutti i video di dirvelo. Link in descrizione del Discord, se volete entrare guarda, in questo vanilla maledetto. Guarda, io ci gioco nel vanilla, guarda. Sì, ora sì. Guarda, aspetta. Guarda. Adesso l'ammazzo. No, per favore. E poi no, ti prendo fuori. I diamanti. Pure. No, per favore. Oh, dietro di te. Madonna, sti creeper DM. Cosa, Angelo? Madonna mia, sistema subito quello che hai fatto. Che ho fatto? No, è meglio non sapere, guarda, Chiara. È meglio non sapere, fidati di ma me. Ma perché? Non è Herobrine. No, sei tu. No, sei tu. Fai schifo. Allora, mettiamo subito. Ah, è pieno di robe. Oddio. Qua. Aiuto, Dunisiani, questo è un problema no, rosso. Sono troppi. Dai, spostati. Sono davvero troppi, anche perché non ho l'armatura. Non ho l'armatura, aiuto. Adesso moriamo tutti quanti. Quella mia. Non mi serve, grazie, valorosa Chiara. Angelo è un disturbo in sottofondo, comunque, veramente. Angelo è solo un... Guarda, Angelo, mi spiace che tu sia questo nei miei video. Sei solo questo per ora. Ah, aiuto, salvazione di Die. Io non ci credo. Allora, subito, immediatamente, mi dovete prendere le robe, perché se me le prendete... Angelo, io cosa fai? Angelo è deficiente, sulle tue robe, Cosa hai fatto tu? Non ho fatto niente. Tu, creatura del male, pure, guarda. Creatura schifosa, creatura sinistra dei demoni infernali, dei nether estremi. No, comunque, aspetta un attimo. No, comunque lo dice a tua sorella, non a me, perché no, Dunis quando sclera, io non ho visto nessun achievement, Chiara. No, a me è uscito l'achievement. Aspetta, come si chiama? A qualcuno piace caldo, riferito a me. E io tipo, cosa? Cosa? Che brutta cosa. Appunto. Non suona molto bene questa cosa, Chiara. Appunto. Assolutamente no. E soprattutto, come osi, come solo ti puoi permettere, tua creatura, di interrompere Dunis. O Dunis. Vabbè, qua sopra lo dice. Ok, perché ci sono tutte ste cavolate qua? Non voglio saperlo. Io ti ho detto le tue cose. Vabbè, allora, l'inventario me lo sistemo dopo. Tu ancora non ti si sente. Non ti si sente. Mio hai Dio. Visto che non ho preso le cose? Sì, ho visto, sei stato perché molto bravo. Perché metterlo dall'altra parte? Sei ora... così carino con me? Cosa? Queste corbellerie. No, preso, chi è che ha preso le mie torce? Ah, chi è io, stato? Scusami. Ah, non avevo visto. Dovrai essere vedi, è stata punita. Lei. Dovrai, hai ma ragione. No, mi erano finite. Hai ragione, Angela, hai ragione, dobbiamo punirla in qualche modo. Mi sono finite perché creatura. Ho pure le torce. Sarà meglio che tu non sì, racconti vale, balle. Esplorare questa caverna. Si chiama caverna. No, non gli si sente, è una roba incredibile in questo video. No, veramente, cioè allora, non è così. Allora, la prossima volta basta. Chiami i cinesi e gliele dico. No! Allora, prima di tutto non offendere i cinesi, perché io... Perché loro c'hanno portato le cose... No, Chiara, no, queste cose non l'ho no. Detto, bene, non l'ho detto. No, io non l'ho detto. Non l'hai detto, però si è capito assolutamente questa cosa. Io mi dissocio da quello che ha detto Chiara, prima di tutto. E hai fatto tu una pessima figura. Ma infatti figura. Ho detto per scherzare. Dissociate. Ma io l'ho detto per scherzare, mica lo dico veramente. Spero proprio di sì.
È logico. Vabbè, a parte che è un dato di fatto questo, però... Beh, sì, però non vanno discriminati per questo. Ma guardate esatto, un po', giusto. Ragazzi, perlomeno le scuole si sono chiuse. No, dai, Angelo, questa cosa non proprio era, è stata una assolutamente... Io mi dissocio da questo, da queste, dalle cose... io mi dissocio da tutto, io ve lo dico, io non voglio essere ucciso legalmente, quindi mi dissocio da qualsiasi cosa. Ma sanno che stiamo scherzando. Domani magari ti ritroverai la polizia di fronte. Angelo è deficiente, Angelo si è buttato, si è suicidare praticamente. Quando mai non è deficiente lui? Vabbè. Mezzo cuore, attento, esatto, rigenerati. Non ce ne frega un cavolo. Dunisiani, io direi che questo video è finito qua. Adesso slash. Ma perché è deficiente? Mi vabbè, io volevo fare slash ban, però in realtà anche il kill andava bene. Ho sbagliato! Quindi... No, hai fatto bene, sei stato molto bravo. Vabbè, è stato bello, Dunisiani. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo, di questa storia che si sta evolvendo in questo vanilla oscuro. Molto inquietante. È molto inquietante, veramente. Io non ho parole per descrivere quello che sta succedendo. E non ho nemmeno parole per descrivere Angelo a 90 gradi. Cosa? Scusa.